Io sono Amandio Pinheiro, sono portoghese e sto partecipando al laboratorio del maestro Castellucci. Quello che mi ha spinto a partecipare è la curiosità di capire cosa c'è dietro ai sfortunatamente pochi spettacoli che ho visto suoi. Arrivato qua, questi primi giorni, la sorpresa mi ha colpito perché infatti c'è tanto dietro e abbiamo cominciato a lavorare su cose molto semplici come entrare in scena, uscire di scena, fare piccole azioni. Ci è stato anche chiesto di fare piccole proposte in gruppi e tutto quello avvolto in una discussione continua su quello che succede sulla scena e di capire questo modo particolare di fare teatro del maestro Castellucci, che va ovviamente contro il teatro tradizionale di repertorio. È un approccio che ascolta il fatto ancestrale di andare su una scena. E lui sostiene che le tecniche, le scuole sono sbagliate, con tutto il rispetto che meritano, perché appunto tornano l'attore in scena una cosa comoda e non violenta, paurosa, pericolosa. E c'è anche nel suo teatro un aspetto curioso che è la rinuncia alla comunicazione, al linguaggio, nel senso che il linguaggio obbliga lo spettatore a entrare in una dimensione pedagogica di reazione a quello che è proposto. Qua si tratta di lavorare su un'invenzione di un altro tipo di comunicazione, di un altro mondo, di qualcosa che non esiste prima e che può solo esistere dentro il palco. Credo sono questi gli elementi essenziali del suo lavoro e che mi affascinano molto e che mi lasciano in un bello stato di dubbio e incertezza su come proseguire il mio lavoro come attore e anche come regista.